grazie di essere stato invitato. Faccio velocemente, nel senso che cerchiamo un pochino di capire quello in qualche modo ha detto anche oggi Ernesto, ovvero questo è l'epitelio normale, io sono un anatomopatologo e come vedete queste invece sono un adenocarcinoma, quindi una lesione del colon, quindi in questo caso probabilmente vedete la grossa differenza al colon, questo qui è un epitelio cilindrico con il connettivo ai vadi, vedete l'organizzazione, beh questo sicuramente è qualcosa di disorganizzato. E allora in qualche modo dice che cos'è la cancerogenesi, Ernesto in qualche modo ha già dato qualche indicazione, è legato strettamente alla combinazione, è vero sì ci sono, perché ogni non c'è neoplasia, non c'è cellula neoplastica senza che ci sia un'alterazione genetica, quindi in effetti quella ci deve essere. Però questa, che cos'è la domanda? Dice, è cancerogenesi? Beh, la risposta è che probabilmente potrebbe essere risultato questo, ovvero perché il gene muta? Probabilmente o perché c'è un vantaggio? Si difende o è l'ambiente? E questo è quello che ci ha detto giustamente Ernesto, il problema grosso è stato, o secondo me il giusto, in qualche modo quello che noi abbiamo è la risposta a qualche cosa che viene fuori. Effettivamente l'alimentazione è una delle possibilità che ci possono essere. Tra l'altro sappiamo che il 37% in qualche modo dei tumori è legato strettamente a causa e possibilità anche di cura. Questo in qualche modo sappiamo benissimo che la dieta mediterranea ha una sua importanza. Abbiamo visto qui, purtroppo saltano delle diapositive, ho paura che saltino diverse. La risposta alle sostanze cancerogene, e queste sono alcune, vedete, in qualche modo c'è sufficiente evidenza che sono agenti biologici, cioè abbiamo l'alluminio, il fumo, gioca un ruolo, l'alcol, i farmaci, cioè sono tutte sostanze che sappiamo che in qualche modo hanno un ruolo importante nella cancerogenesi e ce l'abbiamo perché ci abbiamo già i dati in qualche modo oramai ritornati, anche perché sappiamo bene che per quanto riguarda la situazione del cancro ci sono alcune indicazioni di sostanze che giocano su questi meccanismi, ovvero questi giocano su certi meccanismi che sono il danno del DNA, abbiamo visto che questi più aumentano e più si riduce il danno del DNA, quando invece abbiamo visto nella dieta americana hanno inversamente legata a questa, e quindi il concetto della nutraceutica è legato strettamente al fatto che alcune sostanze possono dare, possono incidere e possono giocare sul DNA dando praticamente un cibo funzionale, cioè funzionano in qualche modo direttamente sul DNA. Lo sappiamo perché per esempio ogni elemento, cioè ogni alimento è formato da una serie di elementi, sappiamo che l'acido, nei fenoli, quindi abbiamo la fonte e abbiamo l'effetto, quindi la sostanza che c'è dentro ad ogni alimento diventa un elemento che gioca un ruolo importante all'interno. Sappiamo anche alcuni esempi di questi perché sappiamo benissimo che alcuni alimenti che contengono degli elementi hanno poi a sua volta una risposta abbastanza importante, e questo sono il concetto delle proteine. Non ci sono solamente le proteine animali, no, ma ci abbiamo anche le proteine vegetali che danno un vantaggio, e non è nemmeno la quantità, perché i lupini hanno 38 grammi, la bresaola ce n'ha 39, il baccalà, 100 grammi di baccalà sono 50 grammi di proteine. Allora qual è la differenza? È che proteine di questo genere hanno un basso indice glicemico e un basso peso molecolare, ovvero sono meno da stimoli, e poi in effetti è quello che a noi ci interessa. Fra l'altro altra cosa importante è la biodisponibilità, ovvero il latte. Beh, il latte, se non ci abbiamo lattasi, il calcio non lo stacchi. E allora a questo punto sappiamo benissimo, per esempio per il calcio, che nei broccoli ce l'ha di più, cioè più biodisponibile. Quindi in effetti se lo mangio, fondamentalmente me lo ritrovo più nell'organismo. Quindi in effetti, come vedete, le sostanze naturali vanno tutte bene? Sì, però alcune sostanze fondamentalmente bisogna stare attenti a prenderle, perché in gravidanza il tè verde non va dato, perché sennò abbiamo una riduzione del ferro. Quindi anche lì le cose che noi mangiamo bisogna stare attenti quando le mangiamo e come le mangiamo. Fra l'altro quello che è importante conoscere è che quello che c'era 50 anni fa
non c'è adesso, ovvero la vitamina A che c'era negli anni 50 negli spinaci adesso è diventata 700 microgrammi. Quindi in effetti anche mangiare bene è in dubbio, ma purtroppo il terreno, la terra di fuoco è uno degli esempi, ma il terreno è questo. E quindi in effetti no, no, certo, certo. Con certi alimenti, proprio delle nostre acque, certo, delle caratteristiche, ma perché? Ma anche no, ma è normale, ma è anche normale perché quello che deve fare la pianta, cioè io mangerei sicuramente molto meglio l'insalata della terra dei fuochi perché si è difesa, perché ha messo in pratica una serie di meccanismi come noi, è lo stesso discorso, no? È un paradosso, ma è così, perché in effetti se no non cresco, siccome sono una pianta, il concetto del resveratrolo all'interno delle piante, all'interno della vite, non è mica perché ci sta, perché ce l'ha messo, è un antibatterico, è un antivirale, la pianta non si può muovere, quindi in effetti deve mettere in pratica uno dei meccanismi, quindi mangiare l'insalata delle terre dei fuochi fondamentalmente anche meglio, però è chiaro, diciamo il concetto è chiaro questo. Quindi in effetti questo è il problema anche, cioè quello che noi diamo a queste piante. Abbiamo visto oggi su Striscia la Notizia il concetto del glifosato nella pasta, e purtroppo questo è un grosso problema. Tra l'altro questo è quello che fanno i giapponesi, ovvero i giapponesi stanno facendo una serie di attività per cui già negli anziani li fanno muovere e mangiare in un certo modo. Perché? Perché i giapponesi hanno già gli elementi funzionali, gli alimenti funzionali. Ogni alimento ha un elemento che mi dà una garanzia, quindi il benessere attraverso quello che io mangio normalmente. E quindi sappiamo anche che c'è lo stress che gioca dal punto di vista epigenetico. Questi sono dati importanti da questo studio in cui dormire 8 ore, fare colazione ogni giorno, dà praticamente un benessere psicofisico. Sappiamo benissimo che quello che siamo non è solo determinato dal DNA, ma quello che viviamo, ciò che mangiamo, che ascoltiamo e che pensiamo, perché in effetti abbiamo visto che emozioni negative, cambiamenti, l'abbiamo detto poi oggi, ce l'ha fatto ben chiaro la dottoressa che ha fatto il primo intervento. Quindi sappiamo benissimo che l'obesità è un problema molto grande e in effetti è correlato direttamente con il rischio di alcuni tumori, direttamente, quindi è importante. Sappiamo anche che, e questa è la cosa secondo me più importante, ogni alimento diventa piccoli elementi che giocano sul DNA. Una cosa importante, sappiamo benissimo che quello, e ci ha spiegato molto bene Ernesto, che quello che viene qui rimane addirittura fra 3-4 generazioni. Bene, ma per comprendere ancora meglio l'epigenetica, è che se io a queste due larve, a questa do la pappa reale e a questa no, questa rimane a spalare il miele, questa diventa peregina, ovvero quello che do all'arva diventa in qualche modo un gene che viene silenziato, quindi quello che mangio diventa direttamente correlato con il mio DNA. Ecco l'importanza di mangiare in un certo modo, perché io posso giocare alla larva o meno a seconda di quello che mangio, perché va direttamente sul DNA. Ed ecco importante sapere quali sono i nutrienti, l'abbiamo visti tanti, quali sono, io poi posso scegliere. Sappiamo benissimo che alcuni alimenti possono giocare su tumori direttamente, quindi ci sono alcuni tumori che io posso, no, in qualche modo a dare una mano o meno a seconda di quello che mangio. Ed ecco importanti, secondo noi abbiamo fatto una linea guida, Artoi in qualche modo ha giocato su quelle che sono le nostre conoscenze, e quindi diamo alcuni elementi che devono essere secondo me eliminati perché in qualche modo giocano male. Abbiamo visto le carni, che sicuramente non togliamo la carne perché fa venire il tumore, c'è un rapporto che dà sicuramente il 17%, ma perché in questo caso fa da fattore di crescita. Io devo ridurre in questi pazienti tutto quello che tende a far crescere, e la carne, infiammando, dà crescita. Il bambino è infiammato dall'inizio perché l'infiammazione tende a stimolare la crescita. Quindi dobbiamo stare attenti in quei pazienti che hanno il tumore da dare da mangiare. Così il concetto del latte. Il latte è una cosa che diamo a un bambino appena nato. In 2 mesi raddoppia, vuol dire che dentro al latte ci sono fattori di crescita. Perché lo devo dare ad un paziente che ha un tumore, quindi ha delle cellule che hanno un'attività proliferativa maggiore? No, glielo do, non gli fa mica male.
non è che il latte fa venire il tumore, ma nel paziente oncologico dà un problema di fattore di crescita. Quindi ecco l'atteggiamento che dobbiamo avere nei pazienti che hanno problemi. In questo caso sono questi, sono quelli che dobbiamo in qualche modo ridurre, quindi sono le cose che fanno bene. Il microbiota, e velocemente vado a far vedere che questo in qualche modo gioca un ruolo importante, ci sono gli enterotipi importanti, il cambio di alimentazione porta anche al cambio del microbiota, questo è quello che noi in effetti abbiamo in qualche modo con le patologie del microbiota, sappiamo benissimo che abbiamo un oncobiota e ognuno di noi ha alcuni batteri che sono importanti per quanto riguarda la trasformazione neoplastica. Fra l'altro abbiamo visto che in ogni sede, nel seno ci sono alcuni microbioti, nella cute altri, e così anche a livello intestinale. Sappiamo che la disbiosi putrefattiva dà praticamente questo tipo di alterazione direttamente per quanto riguarda il cancro. Il microbiota intestinale può aiutare addirittura l'immunoterapia, la risposta alla terapia oncologica. Ed è quello che in effetti è stato visto attraverso questi lavori. Pazienti che facevano un'immunoterapia e avevano il mese prima preso gli antibiotici erano quelli che avevano dato minore risposta all'immunoterapia. Perché? Perché chiaramente giocano un ruolo gli antibiotici di ridurre alcuni batteri che sono importanti per l'immunoterapia. Così anche sappiamo che la chemioterapia gioca un ruolo importante. Perché? Perché in effetti riducono, no, l'azione dei farmaci. Così lo fanno col CPT11 oppure con la gencitabina che riduce, vedete, da una diversità di batteri e questi giocano un ruolo diverso. Quindi se io faccio la chemioterapia avrò sicuramente dei gram positivi che mi danno qualche problema e fanno rispondere molto meno alla terapia stessa. Chemioterapia contribuisco a selezionare ceppi addirittura resistenti, quindi in effetti devo stare attenti perché in effetti posso avere anche una risposta diversa. La realtà è che il paziente oncologico ha disbiosi, c'è una carenza cronica, lattobacilli, eccesso di candida e alterazioni. Tanto che abbiamo fatto uno studio, cioè abbiamo 700 pazienti da dover screenare, ma su questi 25 l'80% c'è disbiosi, il 100% diciamo c'aveva un microbiota alterato, il 56 c'aveva un'immunità insufficienza legata direttamente a questo. E questo è stato presentato al congresso internazionale della Società di Oncologia Integrata. Questa è velocemente, ma per dirvi che a volte fanno vedere questa, danno questa ai pazienti a Padova, in cui in effetti dicevano che a colazione dobbiamo prendere il caffè, biscotti, marmellata, allo spuntino dobbiamo dare il prosciutto, il pranzo ci dobbiamo dare la carne e la cena lo stesso. Questo è il paziente oncologici a Padova. Tornando indietro, ma ci sono delle sostanze che sono epigeneticamente validi? Sì. Selenio, folato, retinoidi, butirrato, curcumina, perché in effetti giocano sul DNA. Ne conosciamo tantissime di sostanze naturali che giocano sul DNA e che hanno un apporto, abbiamo visto, epigenetico. Questo, cioè abbiamo l'integrazione, ecco importante l'integrazione fitoterapica. Alcune cose sappiamo come funzionano. Sappiamo il sulforafano, è quello che va sulle stone di acetilasi, che abbiamo visto importantissime per quanto riguarda il DNA. Eccola qua. Abbiamo praticamente il sulforafano, questi sono gli studi che vengono fuori. L'indole del carbinolo è una delle sostanze più importanti per la mammella. Perché? Perché riduce del 50% la crescita del triplo negativo, ovvero in quelle cellule, in quelle pazienti dove non posso utilizzare niente se non la chemioterapia, per prevenzione, in questo caso riduce del 50%. Quindi l'importanza di questo, fra l'altro questo è... La curcumina, abbiamo visto la sua azione, la curcumina ha precise azioni direttamente sul DNA, queste sono le azioni a livello genetico. Questo è uno studio che abbiamo fatto in pazienti che avevano una grossa infiammazione, dando per 10 giorni la curcumina, questa è stata una riduzione addirittura del 50% della VES e PCR. Perché? Perché abbiamo dato questa curcumina che ha un'azione molto veloce perché viene assorbita, come diceva giustamente il collega Luis Antoni, che ringrazio tantissimo, questo viene assorbito a livello della mucosa. È come se dessi la nifedipina, va direttamente in circolo. E quindi in effetti l'azione è veramente molto importante, antinfiammatoria, l'epigallocatechina, e questo è il tè verde con tutte le azioni, il resveratrolo e la polidatina, come antinfiammatori è effettivamente abbastanza potente, la polidatina, il vischio con tutte le sue azioni abbastanza importanti, e
Fra l'altro questa nuova è la pigenina, è veramente molto importante secondo il mio punto di vista, stiamo cominciando a utilizzarlo perché la pigenina ha tutte queste azioni molto importanti, e questa antinfiammatoria, antiossidante, ma la cosa importante è che agisce riducendo la presenza di PDL1 sulle cellule neoplastiche. Cosa significa? Che diventano più sensibili e viste dal nostro sistema immunitario, perché PDL1 è quel meccanismo che la cellula mette in pratica per tappare gli occhi al linfocita. La pigenina riduce questa attività e stiamo cominciando a utilizzarla. Questa, fra l'altro, pensando anche che alcuni minerali hanno relazione, se il food sicuramente, vedete il concetto dell'ipossia che è estremamente importante. Questa è la mia casistica che stiamo utilizzando, quindi che stiamo valutando. Questo è uno studio di un paziente con una mammella, una donna che dopo 14 anni si trova in queste condizioni. Abbiamo iniziato un trattamento con solamente un antiaromatasico e una terapia integrata con una dieta. Questo è il rapporto a 6 mesi e sicuramente questa paziente è ancora viva. Abbiamo praticamente, questo è uno studio che abbiamo... vado un secondo indietro, ma non è venuto fuori. Comunque, questo è uno studio, fondamentalmente, sui triplo negativi. Questi pazienti praticamente li abbiamo visti. Questi sono i 13 metastatici, 4 sono deceduti e 9 no, sono ancora vivi, questi a 5 anni. Questi pazienti qua, praticamente, che non hanno fatto nient'altro oltre che il trattamento classico a 5 anni, ancora sono tutti positivi. Una è recidivata, abbiamo visto che quella recidivata è perché aveva fatto solamente la dieta e non l'integrazione con la fitoterapia, per dire che con il triplo negativo si riesce a fare. Abbiamo praticamente, questo è un paziente con lesioni dell'esofago e lesioni cerebrali, che in effetti dopo 3 anni ancora praticamente scomparso tutto, volevo far vedere e ho terminato. Questo praticamente il paziente che dopo 2 anni la diagnosi di un cancro dell'esofago non grave, non ha più niente. Il paziente, questo c'è la metastasi da mia, questo è un paziente che aveva la metastasi da mia, ma questo è di ultima generazione, un collega praticamente medico, sono 3-7 anni con i subicentini, troviamo questo. Facciamo praticamente 4 cicli di chemioterapia, in cui si riduce la metà, il paziente si deve operare, non si opera, ancora 2 mesi di trattamento, e questo è il risultato ancora dopo 2 mesi dal trattamento, dalla fine della chemioterapia, in cui in effetti è scomparsa del tutto la lesione senza intervento chirurgico. Lesione cerebrale, sappiamo benissimo l'importanza, questo è lo studio su 72 glioblastomi, in cui è stato dimostrato una mediana sopravvivenza che è passata da 20 a 41 mesi in trattamento combinato, quindi pazienti che normalmente non hanno, in questo caso normalmente questi sono pazienti che la mediana del glioblastoma è intorno a 12-14 mesi internazionale. Noi siamo a 41, stiamo pubblicando questo dato, i polifenoli sappiamo che funzionano molto bene, hanno veramente portato questi pazienti a 41 mesi. Questo in qualche modo noi facciamo è partito il master in oncologia integrata a Chieti, perché facciamo anche della didattica, facciamo questo fondo di ricerca che si chiama Capire la Speranza con l'Istituto Superiore, il CNR e varie università, perché vogliamo approfondire i meccanismi di azione di quello che noi conosciamo. Questo è il gruppo che siamo a seduto, perché noi vogliamo in qualche modo che ci sia in qualche modo indicata la giornata nazionale della medicina integrata di oncologia, perché penso che sia importante fare divulgazione. Questo è il nostro gruppo di attori, questo quando studiamo facciamo le nostre riunioni per quanto riguarda il lavoro. Grazie.